Buongiorno, oggi facciamo l'ultima ricetta della rubrica Incontrando una ricetta e per la precisione seppie con i piselli. Una bella seppia di un chilo, piselli leggermente sbollentati, una cipolla, della passata di pomodoro, prezzemolo fresco, olio extravergine d'oliva, un pochino di vino bianco per sfumare la seppia, sale grosso, pepe e si parte. Facciamo prima di tutto, tagliamo la cipolla per fare un soffrittino. Ecco qui che la cipolla è stata tagliata, ora facciamo rosolare nella pentola con un po' di olio. E nell'eventualità in cui servisse ci aggiungiamo un po' di brodo vegetale. Nel frattempo che la cipolla si stufa, tagliamo la seppia. Questa è una bella seppia di un chilo. La tagliamo circa a listarelle di un centimetro, mezzo centimetro, un centimetro, e se sono troppo lunghe le tagliamo a metà. Ecco qui che la cipolla è pronta per accogliere la seppia. La mettiamo nel tegame e comunque manteniamo il fuoco medio-alto perché deve la seppia sicuramente lascerà un po' d'acqua, quindi bisogna farla per almeno 10 minuti sfumare dall'acqua e poi andremo ad aggiungere un po' di vino bianco. Ecco qui che un po' di acqua l'hanno persa. Ora possiamo aggiungere un pochino di vino bianco, giusto mezzo bicchiere. Ora lo facciamo perdere, facciamo sfumare l'alcol. Quando l'alcol è sfumato, aggiungiamo un po' di sale, pepe e poi inseriamo il pomodoro con i piselli. L'alcol è andato via. Possiamo aggiungere un po' di sale, non tanto, io lo utilizzo rigorosamente grosso, e una manciata di pepe. Diamo una rimescolatina. Ecco qui, abbiamo aggiunto alle seppe che avevano rilasciato l'acqua un po' di vino bianco, abbiamo fatto sfumare il vino bianco e quando era sfumato, oltre alle seppe, abbiamo inserito i piselli, il pomodoro e un goccino di brodo vegetale. Ora li facciamo andare a fuoco medio-basso per circa una mezz'oretta e quando sarà trascorso il tempo aggiungiamo un trito di prezzemolo e vediamo cosa è venuto fuori. Ormai mancano più 5 minuti alla cottura delle seppie, ci andiamo a tagliare il prezzemolo fresco e poi lo inseriamo nella ricetta. Le seppie si sono cotte, è passato circa mezz'oretta. Adesso ho inserito il prezzemolo e insieme alle seppie con i piselli ho messo due crostini di focaccia ripassata nel forno. Si può anche mettere del pane con un po' d'olio passato nel forno.
Adesso il profumo che mi viene su, cosa mi consiglia? Una prova di com'è venuta la ricetta. Vediamo un po'. La faccia direi che è molto bella. Sentiamo un po' com'è il gusto. Due pisellini. Prendiamo una seppia. La temperatura è lavica. Meglio soffiare, se no guai. Direi che sono venute molto buone, sono belle tenere, si sciolgono quasi in bocca. La commistione fra il pisello e la seppia è insuperabile. Direi che come ricetta in mezz'ora, 40 minuti si può fare tranquillamente. Si può provare a fare a casa, provateci. E adesso per quanto riguarda le ricette della Via della Costa sono terminate. Mi sto organizzando per effettuare un altro cammino in un'altra regione. Speriamo di trovare bei posti, delle ricette gustose. Alla prossima, ciao ciao Francesco! Dimenticavo, buon appetito a tutti!